Parla con i ragazzi. Tutto bene? Sto imparando italiano. Sto imparando italiano e ho deciso di accettare una sfida. Fare un video parlando in italiano. Italiano, perché come sto imparando, è buono fare un video cercando di parlare. Quindi questo video è un video che ho fatto più o meno un mese quando sono stato a Venezia. Il 90% di questo video ho fatto parlando in italiano, ma quando ho parlato in portoghese, ho messo un sottotitolo in italiano. Va bene? Andiamo al video. Dove sto andando adesso? Sai? No, sai? Io so. Io vado, tutto bene? Io vado a Venezia. Non è la prima volta che vado a Venezia, già la seconda volta, la prima volta era l'anno scorso, ho andato a Venezia, stato a Venezia perché i miei genitori erano qui e sono andato lì per fare loro conoscere. Adesso ritorno lì perché un amico mio, un brasiliano amico mio, viene da Brasile per qui, ma no, senza problema, perché lui già è stato qui in Italia più di 20 giorni, già hai fatto la quarantena, ok? E lui è venuto qui e ha portato per me una roba di cibo brasiliano, in maglia, il libro, i libri, plurale, i libri brasiliani, brasiliano, e adesso vado lì a prendere tutto e anche guardare un po', perché Venezia è sempre Venezia. Finalmente cheguei em Veneza. Olha aqui. Aí talvez você esteja pensando: ué, mas cadê a água? Cadê os homens no barco? Os pescadores? Cadê os gondoleiros? É porque assim, tem uma parte de Veneza que tem terra também, né? Mas a Veneza, igual a gente conhece mesmo, está vindo vento aqui. Acho que é que eu corto o vento. Veneza que a gente conhece mesmo, é uma estação depois. Ou seja, eu parei na estação Mestre, que é uma estação antes, porque o hostel que eu vou ficar fica 5 minutos dessa estação. É o hostel Andavenice. Custa 15 euros, 15, 20 euros, e é sem café da manhã. Se você quiser café da manhã, você paga mais 6 euros. E é tipo 5 minutos. 5 minutos da estação. Isso quer dizer que você fica aqui, pega esse trem de novo, que fica 5 minutos, né, a estação, e vai para Santa Luzia, que é o terminal onde você já cai, desemboca dentro d'água. Eu cheguei um pouco tarde aqui, porque teve uma confusão lá para poder pegar o trem para cá e tudo mais. Na verdade, assim, foi preguiça mesmo para acordar muito cedo, porque Trambileno não tem tanto ônibus assim. Eu tinha que acordar 6 horas da manhã. E quando eu acordei, fiquei com preguiça, né? Tava um pouco chovendo, assim, 6 horas da manhã, falei, vou dormir mais um pouquinho. Aí nesse dormir mais um pouquinho, eu perdi mais ou menos aí 4 horas, brincando, 4 horas. Da jornada. Eu ainda vou tentar gravar alguma coisa hoje e amanhã, se Deus quiser, eu acordo cedo e vou pra Veneza fazer mais umas filmagens e fotografia lá. Ho preso questo treno, questa parte tutto solo per me. Guarda. Non c'è nessuno perché sto lavorando molto 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 e molto soldi. Il soldi brasiliano vale tantissimo. Aí ho preso tutto perché bisogna di un po' di spazio
il treno ha detto che deve mantenersi allo spazio di un metro, ma come io non ho la misura con me, io ho pensato meglio, no, compro tutto così, ma più o meno un metro. Sono arrivato adesso e mi manca parola di dire, perché in due senso. Prima, perché io non sono italiano, non lo so come dire quando guardo una cosa bellissima così, mi manca parola prima per questo. Il secondo, perché anche se l'italiano era la mia madrelingua, io mancherò della stessa forma, mancheravi? Madonna mia, bisogna studiare più. Ma ok, il senso che è la seconda volta che vengo qui, e è la stessa emozione che ho sentito quando, anche la prima volta, e anche quando ero uscito, era la prima volta a Milano, e uscito del metro. Il treno e andato sotto la scala e visto il Duomo di Milano, una cosa sì, divina, veramente divina, una cosa bellissima. E qui a Venezia la stessa cosa. Domani farò più video, ma adesso un po' di foto, un video, un altro, si penso che va bene, perché è un po' di buio, ma vediamo. Amici, in modo che questo video non diventi troppo grande, ho deciso di dividerlo in due parti. La seconda parte già è pronta e la posterò domani. Aspetta solo un po'. Grazie a tutti coloro che hanno guardato fino qui. Ciao ciao!